generazioni prima, quindi sapevo che era stato un grande campione, ma non c'erano neanche i mezzi allora di verificare come adesso con internet quello che faceva un corridore, quello che aveva fatto. Quindi sapevo che era un grande campione, ma più di là non sapevo assolutamente niente. Ma le gesta che lui ha fatto, che poi vi racconterò brevemente per poi lasciare spazio allo spettacolo, queste gesta sono venute a conoscenza, per cui sono state divulgate dopo la morte. Lui alla moglie disse: io diventerò più famoso quando sarò morto che da vivo, e quindi per quello che ho fatto da ciclista, perché la moglie non sapeva niente. Io sono venuto a conoscenza della storia, del viaggio che lui faceva da Ponte Ema, da dove lui è nato, che è una frazione di Firenze, ad Assisi, perché 10 anni fa feci un viaggio che mi portò da Cles a Roma per i 20 anni della vittoria del Mondiale. Decisi di fare questo viaggio per collegare un po' nelle varie tappe, in circa 7 giorni, di andare a incontrare tutti gli ex campioni del mondo italiani, quasi per ringraziarli per quello che avevano fatto per la nazione, per il ciclismo italiano. Però arrivando a Firenze, l'ultima tappa era a Firenze, a casa di Alfredo Martini, che era stato il mio commissario tecnico. Ho detto: dove vado? Ho detto: ma parto da Firenze per avvicinarmi a Roma, perché c'è Bartali, e Bartali non ha vinto il campionato del mondo, però è stato un personaggio importante. E quindi decisi poi di partire da lì. Da lì ho conosciuto Ivo Faltoni, che poi vi racconterò, questa persona è di Teronto, un umbro di Teronto, da dove Bartali si fermava, e Paolo Alberati, che ha scritto uno dei libri di Bartali, e mi ha messo in contatto con lui e mi ha raccontato brevemente la storia. Allora la decisione, e ho fatto un reportage con Sky, di partire da Ponte Ema. Quindi arriviamo a Ponte Ema e la moglie di Bartali ci invitò a bere il caffè, c'era anche Paolo Bettini con me, siamo saliti in casa, la moglie di Bartali ci ha preparato il caffè, e nella casa di Bartali c'era una cappella, una piccola cappella, che venne costruita su richiesta di Bartali, perché dopo la morte del fratello lui voleva avere una cappella in casa, perché quando andava alla messa si accorgeva che disturbava troppo la gente. La gente era attratta da lui perché era molto famoso, andava a chiedere gli autografi anche in chiesa. Quindi decise di far costruire una cappella e quindi gli diede la possibilità di costruire questa piccola cappella. E nel cassetto sottostante c'era un libricino, c'è questo libricino, dove venivano segnate tutte le messe. È stata sicuramente un'emozione grandissima, perché quando vieni a conoscenza di queste storie, di un campione di quella grandezza, è veramente emozionante. Da lì siamo partiti in direzione di Assisi. Lui cosa faceva? Lui metteva nel tubo della sella dei documenti falsi, per logicamente falsificare l'identità degli ebrei e per non farli portare nei campi di concentramento. Il viaggio con noi lo fece il figlio Andrea. E pensate che da Ponte Ema a arrivare a Assisi e ritorno sono 360 km. E dicono che lui abbia fatto dal settembre del 42 al giugno del 43 40 viaggi circa. No? E a metà strada c'è questo paese, Teronto. Ivo Faltoni, che era un ragazzino che all'epoca si infiltrava, perché lui era Gino Bartoli arrivava a Terontola, dove c'era la stazione, siccome passava la linea del treno. Che cosa faceva? Quando arrivava, la gente andava, vedeva che arrivava Bartoli e andava tutto attorno a lui. Lui andava al bar, aspettava che arrivasse il treno, si avvicinava al bar, quindi la gente si avvicinava. Questo ragazzino andava e si infiltrava perché era appassionato di ciclismo e voleva vedere Bartali. Era lì che è venuto a conoscenza dei viaggi che faceva Bartali. In quel momento, siccome c'erano i nazisti che controllavano, vedevano che c'era della confusione, quindi andavano, si spostavano dai posti, andavano dove c'era tutta, si ammassava la gente. In quel momento arrivava il treno, gli ebrei saltavano sul treno e portavano via gli ebrei senza che i nazisti se ne accorgessero. Quel giorno lì siamo arrivati a Terontola, e dove ho scoperto assieme alla moglie di Bartali una lapide che c'è sulla stazione in memoria delle geste che faceva Gino Bartali.
da lì siamo andati ad Assisi, e da Assisi siamo andati nel convento di suore di clausura, dove all'epoca, quindi 10 anni fa, c'era una suora di 93 anni, adesso non so se c'è ancora, che ci hanno fatto entrare e ci ha raccontato di quando aspettavano Bartali con i documenti falsi. Ecco, lì ho iniziato a conoscere il vero personaggio Gino Bartali, più che il campione che è stato durante la sua carriera, ma quello che ha fatto per il bene della gente, e l'ha fatto senza dire niente a nessuno, perché anche la moglie ce l'ha raccontato durante il viaggio. Lui ha detto, mi raccontava che doveva andare ad allenarsi, però era fuori stagione, come mai faceva così tanti chilometri fuori stagione? E questo è Gino Bartali. Adesso lascio lo spazio, penso, a questi due attori che potranno spiegarci in maniera profonda il nome di Gino Bartali. Grazie. Grazie.